Solo in Abruzzo, dal 1 gennaio al 30 giugno, in appena 6 mesi, sono scomparse 157 persone, 69 di esse non sono state ancora ritrovate, di queste 16 nell'Aquilano, 14 nel Chietino, 21 nel Pescarese e 18 nel Teramano. L'associazione Penelope, la moglie che attese per 20 anni il ritorno di un marito praticamente scomparso, l'ha voluta Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo fu ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Io sono figlia di una persona scomparsa, fortunatamente mio padre è stato trovato ed è stato trovato vivo. Me la racconta questa storia? Allora, papà è uscito una notte di casa senza rendersi conto dell'orario, erano circa le 2, e cercava un ristorante, quindi si è avviato a piedi e nella via del ritorno ha perso l'orientamento e è rimasto intrappolato nei rovi e è rimasto lì per 3 giorni. Davo trasmissioni che si occupavano di scomparsi, ma mai avrei immaginato che un giorno potesse toccare a me. Solo in Italia esiste il commissario straordinario di governo per le persone scomparse, una figura fortemente voluta dall'associazione. Il fenomeno è importante e quindi particolarmente seguito per quanto riguarda proprio la scomparsa dei minori e poi delle persone anziane con deficit cognitivi. Questo è un altro fenomeno che viene riscontrato, di persone che si allontanano o dalle abitazioni, ma più spesso dai centri di sociosanitari o dagli ospedali. L'importante è prevenire. Prevenire aiutando e con magari mezzi come un GPS persone con problematiche neurodegenerative, con l'Alzheimer, perché loro sono i soggetti fragili, quindi aiutare principalmente i soggetti fragili. C'è un piano provinciale in ogni prefettura che consente, nel momento in cui c'è la denuncia di scomparsa, di attivare immediatamente tutti i soggetti vigili del fuoco, forze di polizia, soccorso alpino, quindi sostanzialmente c'è un sistema che effettivamente è importante. Questo sistema è importante che venga attivato, venga originato dalla denuncia che deve essere fatta immediatamente. Io sono un giornalista, l'informazione quanto può essere utile? Ma l'informazione è utilissima, perché noi associazioni, insieme alle forze dell'ordine, insieme ai cittadini, insieme ai media, sicuramente facciamo squadra.